testi letterari, testi filosofici, opere d'arte, musica, qualsiasi opera dell'ingegno è automaticamente protetta dal diritto d'autore fino solitamente a 70 anni dopo la morte dell'autore stesso. Nella maggior parte dei paesi del mondo, infatti, solo dopo 70 anni dalla morte dell'autore scade la protezione del copyright. Questo vuol dire che, in corrispondenza di questa scadenza, 70 anni dopo la morte dell'autore, diventa possibile per chiunque rielaborare, riutilizzare, riprodurre, nel caso di testi letterari, le opere di questo autore. È quello che si chiama il pubblico dominio. Il pubblico dominio è una risorsa importantissima per l'altrui creatività, per permettere che delle opere dell'ingegno umano, creative, possano essere riutilizzate liberamente per fare nuove opere, per essere la base di nuove opere. Quindi possono essere copiate, possono essere modificate, possono essere ridistribuite, cosa che non è possibile senza il diretto consenso dell'autore quando le opere sono ancora protette dal copyright. Per questo motivo, il 70° anniversario della morte di un autore è particolarmente importante. È il momento in cui tutto quello che egli o ella ha creato nella sua vita può, diciamo, aprirsi alla fruizione libera da parte del pubblico e, in particolare, da quando esiste internet, diventa realmente istantaneamente accessibile a chiunque lo voglia, semplicemente se qualcuno ha caricato questo materiale in rete. Wittgenstein è considerato uno dei filosofi più importanti del Novecento. Le opere che scrisse tra gli anni 10 e gli anni 20 rivoluzionarono la filosofia del linguaggio e la logica formale, influenzando profondamente, ad esempio, il Circolo di Vienna. I suoi testi del periodo maturo, tra gli anni 30 e gli anni 40, introdussero il concetto dei giochi linguistici, concetto che apre una prospettiva del tutto nuova sul funzionamento del linguaggio e sulla psicologia. Il progetto Wittgenstein nasce con l'obiettivo di rendere disponibili online le opere di Wittgenstein al loro ingresso nel pubblico dominio. È animato da uno spirito di condivisione della cultura libera in rete. Non soltanto le opere entrano nel pubblico dominio dal punto di vista legale, ma è importante anche che queste opere siano accessibili, quindi che sia possibile facilmente reperire il contenuto di queste opere. Adesso che abbiamo a disposizione internet, diciamo, è molto più semplice. È diventato frequente che un testo, una volta entrato in pubblico dominio, venga reso disponibile online in un formato scaricabile e che consenta anche la ricerca dei termini al suo interno. L'aspetto innovativo del progetto Wittgenstein consiste nel fatto di rendere disponibili con questi criteri non solo i testi originali, che in questo caso sono in tedesco o in inglese, ma anche numerose traduzioni in lingue varie. Alcune di queste traduzioni erano già esistenti e libere dai diritti, mentre altre sono state realizzate appositamente. Le traduzioni realizzate appositamente dal e per il progetto Wittgenstein sono tutte pubblicate con licenze libere Creative Commons, o Creative Commons attribuzione, o Creative Commons attribuzione condivisa allo stesso modo. Queste licenze, appunto le Creative Commons, entrano in una logica un po' diversa rispetto alla dialettica pura, tutti i diritti riservati, pubblico dominio, nessun diritto del riservato, ma entrano in una logica di alcuni diritti riservati, dove è l'autore che decide in che modo la sua opera può essere riutilizzata, modificata e ridistribuita. Ad esempio, per le opere in pubblico dominio che vengono tradotte nuovamente, le nuove traduzioni, è possibile rilasciare le nuove traduzioni che sarebbero protette da diritto d'autore, quindi da copyright, per un periodo di tempo piuttosto significativo. È possibile rilasciare queste traduzioni con licenze libere in modo che possano essere allo stesso modo dell'opera originale utilizzate e modificate. Queste licenze garantiscono la disponibilità dei testi in modo completamente gratuito, con il solo vincolo di dover attribuire l'autore ed eventualmente l'autore della traduzione ed eventualmente ripubblicare eventuali opere derivate dalla traduzione con la medesima licenza.